Questa è Taranto, una città ormai del terzo mondo, amministrata da Rinaldo Melucci. Cumuli di rifiuti soffocano Taranto, ammorbano Taranto, vuoi nel centro, vuoi nelle periferie. Provocatoriamente ho voluto mettere l'immagine, la sagoma di Rinaldo Melucci. Questo signore evidentemente fa finta di non sapere, mente spudoratamente sapendo di mentire. Non può venirci a parlare di rinascita, significa offendere l'intelligenza dei cittadini. Allora, caro Rinaldo Melucci, beccati la tua immagine tra i rifiuti, perché questa è la città, è la Taranto che tu amministri, è la Taranto che hai ridotto in questo stato vergognoso. Le responsabilità sono tutte tue, dell'amministrazione e di Chima Ambiente AMIU, non certo dei cittadini. Il cittadino cosa fa? Va a conferire i rifiuti, ma quando trova tutto pieno, tutto traboccante, che fa? Li lascia a terra. C'è un danno enorme, irreversibile per il turismo, certamente. Ma io ho terrore per la pubblica incolumità, ho terrore per la salute. Perché questi cumuli di rifiuti, guardate quanti sono, guardate, sono pazzeschi, accumulandosi e subendo il caldo, le temperature torride, i 35-40 gradi, e lasciati così per giorni, sapete cosa significa? Che si possono scatenare infezioni. Caro Rinaldo Melucci, cosa dobbiamo aspettarci? Cosa dobbiamo attenderci? Non accada mai. Dobbiamo aspettare che avvenga un'epidemia? Dobbiamo rischiare la pelle? Non la rischiamo già per l'Ilva? È assurdo, è vergognoso. E ripeto, tu parli di rinascita. Tu dici di aver seminato la rinascita. Ma con quale cazzo di coraggio dici queste cose? Ma tu vuoi prenderci proprio per il culo? Parla di ecosistema Taranto. Parla di Taranto capitale del mare, capitale europea, Taranto capitale del turismo. In queste condizioni, tu li fai scappare i turisti. Tu e Chima Ambiente AMIU. Ma io ripeto, non voglio fare sensazionalismo. Ma io ho paura per la mia salute, per la salute dei nostri figli, care mamme, cari papà. Questo non è procurato allarme, è la verità, è la sacrosanta verità. Qui rischiamo infezioni enormi, enormi, e non ci vuole un epidemiologo per dirlo. Qui ci sono i ratti, gli insetti, la città è piena di topi. Ma perché i topi cosa procurano? Non procurano infezioni o procurano benessere? E noi, caro Rinaldo Melucci, paghiamo la Tari, che è tra le più alte d'Italia, per avere che cosa? La merda? Per avere che cosa? Una città che fa scappare i turisti? Una città che in queste condizioni distrugge il commercio? Una città in cui abbiamo paura di ammalarci, non solo di Ilva, ma abbiamo paura delle infezioni, che una situazione del genere, pericolosissima, gravissima, può cagionare. E vi dico un'altra cosa, se qualcuno si sente indignato, che mi denunciasse pure per procurato allarme. Quale procurato allarme? Sfido chiunque a tenere sacchetti per giorni, col caldo, cosa si creano? Si crea benessere o si creano infezioni? E questo è procurato allarme o invece significa sensibilizzare la collettività nella mia veste di consigliere comunale sui rischi che corriamo? Questa è Taranto, questa è Taranto. Che brutta fine che ci ha fatto fare Rinaldo Melucci. Credetemi, non è sensazionalismo. Ho voluto mettere la sua immagine perché il cittadino si deve rendere conto da chi viene amministrato. Tu, caro Rinaldo Melucci, sei il primo responsabile di questa situazione. Fai un gesto d'amore, dimettiti, lascia Taranto e salvaci con le tue dimissioni.